sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Siamo cariche e calde papere, siamo pronte, siamo serrate con le ali alzate, penne e piume pulite e spiumate. Allora papere, con calma, stasera abbiamo della roba interessante da vedere, tra l'altro ho preparato delle piccole perle per vedere insieme a voi qualcosa che io considero magico, anche se oramai purtroppo fa parte degli anni passati. Prima cosa, come sempre, comunque ci prepariamo la Level Up e vi ricordo come sempre che c'è il codice sconto Andrea del suo prodotto Level Up e Andrea del mio 88 su NordVPN. Cliccate sotto il canale per le informazioni. Allora, prima cosa, Alessia, grazie per i 4, mi trovo per male, Badina. Prima cosa, prepariamo, chiuding, tacci, dove prepariamo? Shakera, shakera, controlliamo se è ronco. È ronco e io ogni volta, Cristo Diaz, mi faccio la doccia, ma va bene così. Ah, allora, fammi controllare senza strozzarmi che tutto quello che ho preparato è a posto, ma dovrebbe essere tutto quanto in ordine, in teoria, spero bene di non aver fatto casini. Allora, adesso partiamo. Francisca, grazie per la sub, benvenuta alla Barmale, Badatino, anzi grazie per i 5.
Partiamo caldi con una ricettina del buon Giorgione: ravioloni al burro ripieni di erburinati, che non sai che cazzo è. Vulpula, grazie per i due, bentornato normale, Valentino. Vediamo che cazzo è questa ricetta. Ciao Andre, volevo farti una domanda. Faccio la seconda superiore, ho 52 assenze, ma ho le materie sopra il 6, ma non più di 7. Secondo te vengo promosso lo stesso? Non so, c'è un limite, ma non so qual è. Penso che per ogni scuola sia diverso, tra l'altro. Quindi dovresti chiedere, sai, Palatino. Grazie per i cheer, chiedi, non lo so. Antonis, grazie per i 6, mi trovo per male, Palatino. Come erborinati. Hello there. Noi ne abbiamo tre tipi. Ma qui di erborinati siamo. Non succede mondo, niente, Palatino, tranquillo. Di intensità, di aromi, di fragranze, di profumi, di sapori che vanno dall'intensissimo al delicato. Noi facciamo questo. Allora, già qua partiamo bene, abbiamo un bel po' di robina. Mistioncina fra questi tre. Io qui mi sono fatto fare dalla mia amica che fa la sfoglia molto bene. E sta qui. Ma quello, scusa, è tutto il ripieno? Ci prendiamo un po' di Roquefort, un po' di Zola, un po' di questo qui. Ci prendiamo un po' di Roquefort, un po' di... Un po' di Roquefort? Cos'è un po' di Roquefort? Zola, un po' di questo erborinato di capra. Insomma, facciamo un po' un miscuglietto. Dai, di Giorgio! Di facci sognare! Ecco. Ciao Andrea, è da tre giorni che non ti vedevo per colpa della scuola. Poi adesso sono felice minore. Che carino, grazie per il giro. Mica, il ripieno comunque è bello, bello tamugno, bello impegnativo, te lo dico. E poi ce ne prendiamo un po'. Un po', mica, mezza fetta, va bene. Che tanto il console è molto buono, a me piace un sacco. Tutto, non lasciamo un cazzo. Poi prendiamo questo che è un attimino più forte. Non ce ne mettiamo tanto, perché è... Non ce ne mettiamo tanto. Non ce ne mettiamo tanto. Mettiamone solamente mezzo panetto. Fortemente invasivo. Ah, minchia, meno male. Pensa se ne mettevi poco. Buonasera, Darkmaster. Oggi è ora di andare a odiare i sassi. Stasera porto ancora Vampire? Dai, che ci si rilassa un po' dopo 10 ore lavorative. Stasera ho scaricato Puppy Playtime parte 2. Poi c'avevo quello in crosta fiorita. Ah, eccolo. Grazie, caro. Ma un altro formaggio ancora? Questo lo devo sminuzzare così adesso, Vuoi ottenere gratis carte regalo Amazon solo visitando i tuoi social? Signorina, sembrava una pubblicità di un film porno o di un escort. Cioè, preferiti. Mi sono preoccupato per un attimo, cioè, che cazzo? Che vuoi, Ego? Che c'è? Vuoi Chi un pezzettino di erborinato? Tieni. Quello è sempre il nipotino, ricordo, Ti piace? Piace anche a me. E poi... Ho come la vaga impressione che i cani di Giorgione si andranno in giro tipo così. Giorgione, dammi un pezzo di bistecca. Così, ma sensazione. Proprio. È molto, molto buona. Comunque fortunati i cani di Giorgione, mangiano bene, ve lo dico. I cani di Giorgione sicuro mangiano bene, Guarda, ciao Andrea, carino! Ho visto la live di ieri sera su Gran RP, come ti sei trovato? Ma divertente, lo è stato bello. GMQ, essere. Questa ricetta è ottima. Guarda, grazie per il Palatino, guarda che Buonasera, carino il cane! Andreone, come stai? Cuore viola, un abbraccio. Bene Palatino, grazie per il giro. Ma il cane è così. Tiriamoci su tutto. Mica, coi formaggi ci stiamo dando dentro, ve lo dico. Togliamo da mezzo. Sì, abbiamo messo un chilo e mezzo di formaggio. E ci prendiamo una forchetta. Una forchetta. Un cucchiaio. Con il cucchiaio... O come dice mia madre, una cucchiaia. Ci facciamo un angolo di questo. Questo? Questo è... Questo sono io, che cazzo è, Giorgio? Quello ce lo fumiamo dopo cena, Giorgio! Due noccette di burro. Due noccette di burro, perché effettivamente il formaggio era già magro, quindi ci vuole un po' di burro nel ripieno. Il burro nel ripieno. Io pensavo che il burro andasse solo qua esterno per cuocere. Queste sono noccette, però potrebbero essere. Ah, tra l'altro ragazzi, preparatevi, perché tra le emote che ho chiesto di fare ce n'è una con un panetto di burro.
ve lo dico. E ci mettiamo un pochino di crema di latte. Giustamente. Ecco, poi decideremo in fase di spappolamento. Già. Però, ragazzi, il ripieno sembra buonissimo, però Dio santo. Suadentemente, ma decisamente a sfracagnare i coglones questi formaggi. Perché il burro è un formaggio, in fin dei conti. Anche il burro è considerabile come formaggio. Tanto il formaggio più lo maneggi, più si ammorbidisce. Guarda lì che fracagnamento. Non metteremo sale. E papere, vi ricordo che con Prime la sabbia è gratuita. Ma ci mettiamo un nulla di noce moscata. Ci vuole noce moscata col formaggio, ci vuole. Se volete skippare tutte le pubblicità, avere tutte le mie emoticon, comprese quelle nuove, serve la sub, sì, tra parentesi. Ci spiumiamo. Grazie per la sub, Clint, grazie per la sub, benvenuti entrambi, tra per armate, patatini. Con le foglioline. Beh, questo è condimento, ma ci sta nel sempre formaggino. Senza esagerare, basta. Mm. E continuiamo. Lisa, grazie per i 4, mi trovo per armare, patatina. Inesorabilmente. A shakerare. A sfracagnare tutto. Gnare tutto, a sfracagnare tutto. Brioschi, grazie per la salve, non te la farò male, palatino. Dio mandarino, Mattia, grazie per i 2, grazie per gli 8, mi trovi per male, palatini. No, è di Roma, ma ha avuto un'infanzia lunga in Valpusteria al nord. Sfrecchiare tutto. Perché parlava con il mento incassato al collo, suona come quando parli che sei così. Sfrecchiare tutto. Direi che ci siamo. Ci stavo spostando. Buonasera Andre, cuore rosso, come la va? Volevo chiederti una cosa a livello informativo. Ma che bellezza. Ti chiedo scusa in anticipo se magari posso sembrarti molto un po' invadente, ma vorrei cercare di organizzarmi al meglio. Sarò quindi diretta. Così che è. Giorno sarai presente al Games Week? Sarò diretto, pensavo non lo so. Pensavo di venire con dei miei amici, ma non sapendo quando sarai presente pensavo di fare l'abbonamento di 3 giorni di 50 euro. Allora, probabilmente sabato, solo che probabilmente. Solo 50 euro sono un po' tanti. Ecco l'XK della mia domanda. Probabilmente sabato. Grazie per averci il palatino. Direi di sabato. Direi il sabato, mi sembra il giorno più ideale. Si assorbe l'un l'altra. Ah, sti cazzi, proprio due sfogliette. Ma c'ha una fodera, c'ha un lenzuolo di pasta, c'ha delle fodere. Queste sono fodere per cuscini, la Madonna. Minchia, io che pera violoni, ma Gesù Cristo. Ci prendiamo una, un paio di fogli. A 4, qui sono a 16. Minchia, piccoline, eh. Un raviolo mezzo metro, praticamente. Quello copre che se si secca è peccato, eh. Ecco. Ecco. Questo per il momento la mettiamo via. Sì, si copre che non si secchi la pasta sfoglia, che è un crimine contro l'umanità, eh. Facciamo dei bei ravioli. Va bene, Sammy, grazie per i 6, palatina, ben trovato, ben armate. Ravioli proprio easy, eh? Vabbè, spero che almeno dividerai in 2 o in 3, spero, perché mi auguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In 2, va bene. 7, 8. Non verranno proprio dei ravioli nani, eh? Perché è diviso solo in 2. No, non ho visto il video di Dennis Dosio. Facciamo dei bei ravioloni. Fatte. Il colesterolo di Giorgione, c'è un po' di sangue, ridere anche molto, molto PS. Bene. Grazie adesso della info, cuore grazie rosso. Grazie a te, palatina, per i cir. Picchia, oh. Sembra una sottiletta di cheddar. Sembra una sottiletta di formaggio, quelle che apri e le metti nel toast. Vediamo di non insozzarci le mani perché dopo diventa un problema. Lo mettiamo al centro. Minchia, una palla di gelato. Minchia, Giorgio. Hello there.
Sammy, grazie per il gift of the sub, Palatina. Ma la madonna, Giorgio, ma quanto... Ma scusa, ma come fai a chiuderlo? Ma quanto cazzo di ripieno c'è? Grazie, grazie, Sammy, grazie mille, Palatina. Ma la madonna di Dio, ma che cazzo? Ma quanto Ciao, grosso? Andrea, come va? Bene, io abbastanza bene, anche con la gamba sto bene. E ti volevo chiedere scusa per l'assenza. Ma figurati, ho avuto Palatino. Molti problemi con la scuola. Ma ci mancherebbe, grazie per i 155 c, Palatino. Mica, bello sostanzioso. Ci mettiamo bello... questo sopra. Ma come fai a chiuderlo, scusa? E cominciamo ad acciaccare dalla periferia. Ah, ma la madonna, ho capito, ma... Pennellino. Flavio, grazie per la sub, venuta la verbale, Palatino. Ma quanto l'ha detto studentemente? Pennellino. Con l'uovo, chiudiamo, ci sta. Giorgione non usa la colla, anche a scuola usava l'uovo. Già Peppino, grazie per la sub, venuta la verbale, Palatino. Anche a scuola Giorgione, quando doveva incollare i fogli per fare i disegni, usava l'uovo proprio. Perché è più pratico. Tutto l'ovetto all'intorno, così si spicicca. E diamo una sigillata. Sì, piano, perché detona sto raviolo, cazzo, è enorme, cioè, è talmente ripieno che... Per sigillarlo meglio... Ciao Andre, ti seguo burro. Da un po' e mi sei molto simpatico. Grazie per l'euro, Valentino, grazie mille. Facciamo così. Ah, il classico sistema della nonna con la forchettina, scusami. Poi la pasta, eh, che ci sembra in più... La togliamo. Questo è il classico sistema della nonna. Lo faceva anche mia nonna per sigillare o per fare le crostatine. Faceva tutta la mossa della forchetta. Sì, ma piano però. In questa maniera il raviolo poco ripieno, non veramente si apre. Intanto che si sigilla ne facciamo grazie un altro. Grazie mille, Sammy. Sempre un bel intrugliazzo. Sì, ma certo che se fai il ripieno così, Giorgio. Al centro. Bene al centro. E ci mettiamo questa sopra. Oh, sicuramente mangi due di questi. Hai mangiato. Sei prima. Pieno, eh. C'è tanto ci di quel ripieno che. Intorno. Ne mangi due e sei sfondo. Oh. Una cazzola. Io li faccio così perché mi viene bene. Ah, ho capito, va bene, Dio santo, però. C'è un bel rapporto pasta. Ripieno. Ah, molto bello, direi. Molto, molto bene. Qui alziamo il bollore, mettiamo un pochino di sale. Li mettiamo a cuocere un po'. Però sono al burro, ci vuole il burro, non scherziamo. Poi... Il burro, vabbè scusa, sono al burro. In questa bella padella... Voglio ben dire, scusatemi. Ci mettiamo... Ecco qua. Una dose generosa di burro. Mettiamo al centro e mettiamo... Caccia giù il burro, Giorgio! Basso, basso, basso. Caccia il burro! Che intanto si squaglia. Ti sto preparando un video fantastico. Grazie, no? Spero che domani lo vedrai su Reddit e grazie mandare baci. Grazie mille per i circa, carina. Fa bobolo, grazie per i sette, metterò il barbale, Palatino. Oh! Vamo là. Salvia. Mezzo chilo di burro, dai! La salvia la lasciamo a foglietta. Da sapore, un non nulla di pepe sopra il burro. Nulla. Perché non mette tutto il panetto? Molto. Eh no, vabbè, ci ha già messo il burro nel raviolo, già a voglio dire. A questo punto qui possiamo alzare un po' perché il bollore sta arrivando. E ravioli ripieni di formaggio e ci burro cotti nel burro. Un aggeggio per tirarli Kenji, su. Kenji, grazie per la sub, venuta la parabola, Palatino. Perché adesso noi, come prende il bollore bene, che lo sta prendendo... Ci rimettiamo, ma non deve mai bollire in forma troppo violenta, altrimenti loro si aprono. Questi avranno bisogno di 5-6 minuti, forse 7, quindi li avrei dentro. Detto anche meno, sai Giorgio, avrei detto anche meno. E loro verranno su da soli. Datemi 5 minuti che poi facciamo la cosa finita. Se quel raviolo viene su da solo con quel ripieno, le leggi della fisica non hanno senso. Ci poteva galleggiare Rose al posto della porta su uno di quei ravioli. Vamo là nel burrazzo. Facciamo prendere il burro spumeggiante. Spumeggiante! Qu-
qualcuno su Reddit faccia un copia e incolla della faccia di Giorgione su The Mask che dice sfumeggiante è il momento di fare burro B-U-R-R-O di qua burreggiante e di là vediamo spolveratina di parmigiano reggiano 30 mesi, perché tanto usiamo sempre quello, quindi non vedo neanche perché specificarlo oramai, usiamo sempre solo quello 30 mesi. Nulla di pepe. Vabbè, oh, buoni saranno buoni. Io ne mangio uno e so pieno, te lo dico. Senza impiatti e senza indugi, ci facciamo un test. Ah, okay. Se non facesse la rima. Che dice, che dice? Tagli, faccio vedere. Vedete come si è ben sistemato il ripieno? Che spettacolo. Che spettacolo. Ma scusa, con come tutto il burro. Con tutto il burro. Vieni qui. Stai con me forever. Con tutto il burro ha tirato su, e non per dire, ma... Ah, sarà buono per forza. Il mostro della palude, che è? Allora, caccia giù, caccia sopra il burrazzo. Il? Se gli vogliamo trovare un difetto, eh? Manca del burro. Avremmo dovuto mettere un tantinello di meno perché si sente molto. Giorgione! Domani su Reddit ci sarà l'aggiornamento sui due paperotti. Mi auguro che almeno questo video venga visto. Guarda, sorriso tira, con tu mettilo, goccia di sudore. Grazie, intanto mettilo. No, non gli fa male, anzi, nell'insieme va benissimo. Però ragazzi, con tutto il burro tirato su, cioè mio Dio, ti sostruisce un'arteria. Che? È un trionfo in bocca. Quindi, e come borinati, che si prestano a essere dei ripieni e che si prestano per dirci a tutti... Viva il burro. Ah no, scusa, pensavo fosse viva il burro, chiedo scusa. Poi, Paper, adesso stasera abbiamo una piccola parentesi con alcune delle migliori pubblicità e jingle degli anni 90 e 2000. La prima che ho trovato, ragazzi, questa è una pubblicità che al giorno d'oggi non potrebbe mai, e dico mai, andare in onda. Ma quando c'era, ragazzi, era una delle più belle mai viste. Sente solo dalla parte così con la cuffia. Così fresco e intenso, Vigorsol può cambiare il gusto della tua vita. Lo so, sente solo la cuffia. Raga, cazzo, quanto era bella! Era bellissima, perché lei pensava di dimagrire, ma già invece ha fatto ingrassare tutti! Non potrebbe mai andare in onda al giorno d'oggi. Sarebbero tutti quanti a dire body faking, però, ragazzi, era bellissima. Blu, grazie per i 7, troppo normale, Palatino! Poi c'era anche questo. I ghiacci continuavano a sciogliersi. Chi poteva salvarli? Ciao Andri, come stai? Adoro la tua età. Super contagiosa, sei un grande domanda. Ci sarai a Perugia o come? No, a giugno ci sono, Valentino. Lascia me di raga, quanto era bella questa pubblicità qui. Poi che cazzo c'era? Ah, poi anche questa qui, ragazzi, era meravigliosa. Scusate la qualità, è bassa, scusate la qualità, però. La qualità è bassa, ci arrangeremo.
usa i preservativi. Raga, che bella che era! Non ho capito perché alla fine dice usa i preservativi. No, raga, che belle che erano le preservative, le pubblicità di una volta. Che bello che erano, ragazzi. Però, ragazzi, so che quello che state pensando, alcuni di voi sicuramente staranno pensando, oh mio Dio, questa cosa è cringe. Può essere. Però vi devo fare una confessione, ragazzi. I boomer dei nostri tempi consideravano queste pubblicità cringe. Quindi voi siete dei boomer. Twistone incredibile, cazzo! Allora, adesso andiamo avanti. Poi, no, questo no, non è questo qui il momento. Poi c'erano le sigle migliori delle pubblicità. Vediamo quanti di voi se le ricordano e quanti di voi le sanno. Vediamo quanti di voi conoscono queste sigle, naturalmente, perché non è che le conoscete tutte, ma queste erano quelle più famose. Bel tè per te. Bel tè per me. C'è me. C'è n'è tanto per me. Ce n'è per tre. Per tutti quanti c'è bel tè. Prendi caro il tuo bel tè. Ci dovresti guardare questo video, mai dire no al padre. Bel tè, bel tè, più buono proprio non c'è. Bel tè, tè alla pesca o al limone in acqua minerale vera. Questa era una delle più belle. Grazie invece il palatino, sì, ma ce l'ho presente, eh. Questa era una delle più belle in assoluto. Poi c'era questa, ma questa la conosciamo tutti quanti. Sanelli Kelly, le tue scarpine, oh yeah. Sanelli Kelly, le più carine, oh yeah. Quest'estate c'è una novità! I sandalini di Lelli Kelly col tacco clic-cla! Anch'io ce l'ho! E quei sandalini col tacco clic-cla! Hai regalo il gelato lucida labbra! Profuma di fragola! Solo Lelli Kelly ha i sandalini col tacco clic-cla e ti regala il gelato lucida labbra! Oh yeah! Questa la cantavamo tutti, è inutile far finta che non sia vero. Questa qui la cantavamo tutti quanti anche a scuola, perché era una di quelle più conosciute. Questa è vecchia, questa è vecchissima. Questa è vecchissima, però anche sta canzone di merda ci è rimasta in testa per anni. Ecco, grazie per i due, vedrò per un attimo. Costruire, inventare, ma trovo un per voi e questa per gli amici pubblicità, Tassoni. Questa pubblicità di merda ci è rimasta in testa per 40 anni, cazzo. Nessuno sapeva, perché questa qui è ancora più vecchia di me, io non l'avevo mai vista, ma la cantavano e io la cantavo, poi l'ho scoperto che esisteva, e sta canzone di merda mi è rimasta in testa tutti quanti per 40 anni. Questa, anche questa, ragazzi, questa scuola siamo andati avanti per anni, perché questa è talmente... Ero annoiato ed abbastanza giù, non c'era niente, neanche in TV, all'improvviso tutto è cambiato, del suo sapore mi sono innamorato. Era bellissima. Questa pubblicità era bellissima. Esatto, c'è chi la canta e chi mente. Poi qua sono tutte quante le versioni, però non le sto a ripetere, anche naturalmente. Questa, ragazzi, la cantavamo tutti. I miei vicini, ripeto, penseranno che sono completamente pazzo, però voglio dire. Questa che cazzo è? Anche questa. Discoteca subito, anche questa qua d'estate. Gran Soleil. Alla fine di un buon pasto, pesce passa con il pesto, c'è rimasto solo un posto, ma quel posto è prenotato da un dessert che va agitato e di seguito nel freezer congelato. Gran Soleil. Limone, tra milioni di limoni, ami al centro i siciliani di natura profumati che rinfrescano i palati alla la fine prima pubblicità sono elevati. La prima pubblicità retta la storia.
la prima pubblicità rap della storia. Perché cantavano tutti? Non lo so, però erano belle che cantavano. Perché una volta andavano un sacco le canzoni che cantavano. Era divertente perché ti rimanevano in testa. Cantavi il motivetto e quindi di conseguenza ti volevi comprare anche il prodotto. Anche questa, io ragazzi, questa la cantavo sempre. Io questa la cantavo sempre. Ve lo dice Vanessa, la mutanda mi stressa. Ma con te no. Lo ripete con certa, io mi sento costretta. Ma con te no. Ve lo dice Luigino, casca sempre il calzino. Ma con te no. Lo conferma Serena, questa calza è una pena. Ma con te no. Che stress, che stress, che stress tutto il giorno. Ma con te no. Che questa la cantavo di continuo. Anche questa la cantavo di continuo, cazzo. Era un continuo. Poi che cazzo c'è qui? Vabbè, questa è anche a dire. Questa è anche a dire. Questa la conoscete anche voi. Senta che anche sai pure dolce per natura. Raggiungiamo molti più freschi della frutta più matura. Cerca nei supermercati anche lì li. Questa la conoscete ancora voi, anche voi. Sono buoni da gustare. Polaretti Dolphin, quelli veri con succo di frutta, pronti da congelare. Questo ammetto che è una delle poche moderne che è bellissima. Questo ammetto che è una delle poche, diciamo tra virgolette, moderne, perché in realtà non è moderna, perché tipo, ecco, è del 99, quindi moderna il cazzo poi. Però era uno di quelli, diciamo, un po' verso i 2000, che è una delle più belle che c'erano. Poi c'era anche questo qui, che anche questo qui io la cantavo di perché continuo. Perché mi ricordo quelle modificate con i porconi. Grazie per il cibatino. È prezzemolo gelato San Montana. Mi sono dato dietro via il bastoncino, ma devo giocare a copertura di cacao. E il rapido biscotto e 5 cereali. È prezzemolo, è prezzemolo. È gelato San Montana. Questa la cantavamo sempre. ragazzi, sono i vecchi ricordi. Scusate, oggi l'ho vista qualcuno e ho detto: sai che c'è, vaffanculo, stasera in live porto tutte quante le canzoni dei vecchi jingle che cantavamo negli anni 90-2000 praticamente. Sì, è in sostanza tipo una serata revival. Poi avevo tipo preso gli spot delle merendine fuori commercio. Oh, ma che il copyright per la canzone di Prezzemo? Rispondo, le merendine fuori commercio. Vediamo se qualcuno di noi le conosce o se le ricorda. Perché non è detto che le conosca anch'io, dico la verità. Io non ho mai provato un rap. Madonna santa. Cavolo, un Rassaiva è tutto nuovo. Non lo conosco. Sì. Sì, è più ricco. Fuori c'è il cioccolato. Ma se lo... Ma nell'occhio. Ma gliel'è aperto in un occhio. Scopri che dentro non ci sono sentito. 5 cialde con in mezzo una morbida crema. Minchia, 5 cialde, ci credo che l'ha messo fuori commercio. Cazzo, dai un morsico e ti strozzi. Io non ho mai provato un ra. Ma come non hai mai provato un ra? Un ra! Non l'ho mai... No, non ho mai provato un ra. Beh, peccato. Non l'ho mai visto questa pubblicità. Un ra sai, ma se non mordi, non ci credi. Certo, ma se non mordo, come faccio io? Cos'è la sta pubblicità di merda? Desire, grazie per i 5 entrò per male mattina. Beh, scusa, i Ringo, sì, scusa, non sono fuori commercio i Ringo. Oggi c'è un nuovo amico da incontrare. Nuovo Ringo Cialdi. Il nuovo snack leggero e generoso. C'ho un vuoto, aiuto! L'ho mangiato io questo? L'unico che si divide per unire. C'ho un vuoto, io l'ho mai mangiato questo? Nuovo Ringo Cialdi, da Pavesi. Ringo Pippo. Vi giuro che c'ho un vuoto. Ah, Clem, sono cotto. Cotto. Che profumino. Cuore di cacao. Crema di cacao. Granella di cacao. Pronta la campanella. Passo perché i miei timpani. Clementina, guarda, ti porto una merendina squisissima. Campanella del mulino bianco. Una golosa merendina. Campanella. Non l'ho mai mangiata. Con tanta crema al cacao.
Non l'ho mai mangiata. Quando mi viene un buco nello stomaco, mi sento intrattabile. Signora, pensavo che quando le sanguinasse la vagina di solito era intrattabile, pure con la fame. Quando hai fame, scegli la deliziosa Fiesta Mandorla, che ti nutre con tanta bontà. Mangio una Fiesta alla mandorla? Che cazzo è la Fiesta alla mandorla? Che cazzo è la Fiesta alla mandorla? Ma quand'è che è uscita la Fiesta alla mandorla? Mi divento dolcissima. Mangia una Fiesta mandorla. Ma che cazzo è? Ma perché nessuno mi ha detto che c'era la Fiesta alla mandorla? Ma vogliamo parlare dei Mr. Day con sopra il medaglione di cioccolato che, come disse Merrino, metà medaglione ti finiva nel cervello e l'altra schizzava nella ionosfera. Grazie per cervati, la me la ricordo. Voglio sentirla adesso. Sorride. Che cazzo è la mandorla? Siamo in Puglia? Che cazzo succede? Il fico è sano? Anche là, signora, non solo il. Il fico è sano. Il biscotto è buono? Ho capito perché sta pubblicità non c'è più. Ecco, la colazione è piena di polpa. Ah, minchia, la colazione è piena dei campioni è fico e biscotto. Settembrini del Mulino Bianco. Che cazzo ho i settembrini? I biscotti. Che cazzo sono i settembrini? Ma io perché non li conosco sta roba qui, scusate. Salmoro, grazie per aver fatto la sappa latino. Cioè, voglio dire, io poi non è che sia... Io non è che sono proprio antico, però sono dell'88. Perché non ho mai visto sta roba? Tutto del Mediterraneo. Chi mangia sano, trova la natura. Ah, io capevo. Anche a Cagliari. Anche a Cagliari. Perché ha specificato, scusami? Perché? Perché scusa? Che cazzo vuol dire anche a Cagliari? Ma così a caso? In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo Mulino Bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina. Anche ecco a Cagliari. Un bel soldino per la mia amata! Eccolo qua, questo... Mi vedrai! Questo sì, questo è il primo che ho mangiato, ammetto, finalmente. Corri e via! Ecco come questo ammetto vedere. Che lo mangiavo, finalmente ho trovato uno che lo mangiavo. Niente, riproviamo. Sì, ma che pubblicità di merda era? Andrea, visti tutti questi tuffi nel passato, posso consigliarti il canale di Stefano Piffer? Fa può molto essere. Ridere e parla di queste cose nostalgiche. Può essere che ci guardavo, Bonatina, grazie mille per il soldino. Sì, era tamugnissimo, eh. Però, quasi quasi mi vedeva. Corro subito a farne un altro. Era tamugnissimo quell'affare. Davi un mozzico, altro che plum cake con la bocca asciutta, eh. Ultima volta. Soldino del Mulino Bianco. Una nuova merenda ricca di cacao e cioccolato. Soldino era buono, però merda sarà pesante. Ciao, Linda. Ciao. Giochiamo? Fuori le squadre, da una parte. Che cazzo è gli orsi sgranocchini? Ciao, cosa Linda. Sono? Giochiamo? Che cazzo sono gli orsi sgranocchini? Fuori che cazzo? Da una parte il latte, dall'altra il cacao. Dai, tira! Non li ho mai mangiati! Siamo gli orsi sgranocchini! Ma che cazzo sono gli orsi sgranocchini? Nuovi biscotti con la forza delle proteine del latte e tutto il gusto e l'energia di cacao e miele. Non li ho mai visti gli orsi sgranocchini. E comunque spendevano più soldi nel rimborsare tutti gli spettatori spaventati dalle pubblicità esatto. Che nelle pubblicità stesse. Esatto, grazie per cifatina. Questi sembrano più degli abomini sgranocchini, degli aborti sgranocchini, sembrano più, però è lo stesso. E crescere insieme. Mangia sempre. Torna alla natura con Mulino Bianco Barilla. È tutto Mulino Bianco. I mulini erano bianchi. Erano razzisti. Era Franco, grazie per la sub, venuto a parlare, Palatino. Questi mulini bianchi etero cis che cercano sempre di privilegiare sugli altri mulini.
la torta di mele. Prendi la piccina. Ecco una merenda nuova e genuina. Tortine di frutta del Mulino Bianco con pezzetti di... Mai vista manco questa, non ho idea di che cazzo siano. Non ho idea che cazzo è sta roba. Mele. Oppure di ciliegie. E oggi anche di pesche. Tortine di frutta. Tre genuine bontà di morbida pasta frolla. Ma l'ho mai vista sta qua. Ma cosa succede? Mia sorella Diana è cambiata. Questa la saltiamo perché l'abbiamo vista l'altra volta da Marco Merri. Anche questa la saltiamo. Posto. Queste pubblicità qua, ragazzi, io non ho mai viste. Non so che cazzo.